Ciao 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 a tutti ragazzuoli, sono Petro Gorel Tank e questo nuovissimo video che faccio, questa volta nella serie Nella Terra di Steve, nella puntata numero 5. Oggi faremo delle cose particolari, innanzitutto faremo un mob spawner, ma prima, come sempre, vi faccio vedere le novità. La novità riguarda la nostra piccola farm di selce. Ho fatto in modo che ci sia un carrello automatico che vada a prendere ciò che io ricavo da questa farm, quindi quando scaverò la roba entra qua dentro, il carrello lo passa a prendere e lo porta là dentro. Voi direte, a cosa serve, visto che c'era già l'acqua alla fine che mi portava la roba addosso? Non mi serve appunto per quando utilizzo la farm vera e propria, bensì quando magari torno da una sessione di mining e da lassù butto direttamente la ghiaia o la selce qua nell'acqua, lui la raccoglie e la mette a posto, in modo che non debba ogni volta buttarmi, mettere le cose nella cesta e poi tornare su. Ora però andiamo a fare la cosa per cui ho iniziato questa puntata, cioè lo spawner di scheletri. Ma ci vediamo direttamente là. Eccoci arrivati al nostro bellissimo spawner di scheletri. La prima cosa che farò sarà levare queste casse che sono solo di intralcio. Dopodiché vi spiego come agirò. Farò la farm di scheletri che sia anche un XP farm. Quindi come proseguo? Scavo per 4 blocchi verso di qua, come praticamente fanno tutti ragazzi, cioè non è una novità per voi. Solo che non utilizzerò uno spawner come quello di Surreal Power, ma con un ascensore ad acqua per gli scheletri, che tra poco vedrete. Finisco di togliere tutta questa pietra e ci rivediamo. Ok, mentre stavo scavando è spawnato uno scheletro di fianco a me. Io, come vi ho già detto 2 puntate fa, non utilizzo il suono quando registro perché mi dà fastidio. Allora, questo scheletro malvagio mi ha sorpreso perché non l'ho sentito spawnare. Mannaggia se mi sono spaventato. Eccolo lì. Minchia, se corre sto malvagio maledetto. Muori. Torce subito. Mica che ne spawnino altri. Mannaggia la miseria, mannaggia. No, qua devo togliere. Stavo ancora facendo i lavori e questo mi deve far del male. Cioè, ma vi sembra normale, ragazzi? A me no, cioè, questi scheletri. Solo perché non vogliono essere uccisi malamente dal sottoscritto. Va bene, proseguo, ci vediamo di nuovo dopo. Ci siamo, ragazzi. Abbiamo fatto il nostro 4, 4, 4 e 4. Ora dobbiamo decidere dove andare, perché noi arriviamo da qua, quindi l'ideale è andare verso questa parte qui, per poi farli salire e riscendere di qua. Perfetto, affare fatto, facciamo così. Scaverò 2 sotto il livello dello spawner e poi dopo farò un'altra zigrinatura per poi mettere l'acqua. Ecco qua ragazzi, ho scavato tutto sotto il nostro piccolo spawner. Ora cosa farò? Scaverò uno dietro allo spawner, poi 1, 2, 3, dopodiché, no, 1, 2, 3, 4 e 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e poi questi due li tolgo del tutto. Ecco qua, il nostro mob spawner sta iniziando a prendere forma. Ora, cosa farò? Proprio davanti al punto centrale, cioè qua, scaverò di 3, 1, 2 e 3. E poi di farmi una fonte infinita d'acqua. Eccola qua. Ora, quando avrò bisogno di acqua, non ci saranno più problemi. Perché ho bisogno di acqua? Perché la metterò qua, in questo lato qui, e in questo lato qui. Chiaramente quelle scale non ci saranno, quindi non creeranno problemi. E arriveremo qua. Metto i cartelli che mi sono già preparato, uno qua e uno qua, poi vado a prendere altra acqua e la metto qui. Voi direte, cosa serve fare questo? Serve per fare la nostra ascensore. I nostri scheletri dovranno salire, dovranno fare una caduta di circa 21 blocchi per arrivare giù feriti ma non già morti. Scaviamo in alto, acqua, cartello. Ho fatto l'ascensore, ho fatto in modo che i mob si spostassero di 2 blocchi e poi ho fatto la discesa. Sono sceso di 21 blocchi come vi avevo detto e ora sto scavando una specie di bunker attorno al nostro mob spawner, attorno a dove ci sarà la caduta. Dopo dovrò trovare il modo di congiungere la nostra piccola buca, il nostro piccolo bunker, con la parte sopra dove c'è effettivamente lo spawner.
Perché? Perché dovrò arrivare qua, poi qua a prendere tutti gli item e a prendermi la mia bellissima esperienza. Ce l'ho fatta, ragazzi. Al di là che là ho sbagliato, vi faccio vedere. E adesso metto anche a posto. Perché ho fatto male i calcoli e sono finito da quella parte invece che dall'altra. Sono riuscito a trovare il punto preciso dove fare la scala per poi risalire. E adesso vi faccio anche vedere. Tra l'altro un punto fantastico perché scendo di qua, gli scheletri saliranno da qua. Salgono, 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 salgono. Salgono perché loro saltano, Cioè, per chi se lo stesse chi. Ci deve essere un cartello qua. Qua ci va l'acqua e loro cadono qua. Perfetto. Mi ero dimenticato che anch'io posso morire male. Funziona. La caduta funziona, ve lo dico. E poi dopo da qua si arriva su dove ho il resto. Come potete vedere qua, vedete? Perfetto, questa piccola conchetta che tra l'altro c'era già e si arriva qua. Ora continuo a togliere qua la pietra in modo che ci sia un pochino più di spazio e poi cosa faccio? Metto in funzione il nostro mob spawner. Ma prima metto una serie di hopper, faccio in modo che gli scheletri cadano direttamente sugli hopper in modo che raccolga tutto ciò che i mob droppano. Ho fatto il primo hopper. Intanto là sta cuocendo del ferro. Dove lo metterò? Qua. Lo metto qui. Poi ci attaccherò un'altra serie di hopper che porteranno ad una cassa. La cassa la metto... Posso metterla anche tranquillamente già qua. Non ci vogliono tanti hopper. Ce ne vogliono altri due praticamente. E la cassa. Vado a prendere del legno, del ferro e poi arrivo. Chicos, ho preso il legno e ho preso anche il ferro. Ora andiamo giù. Per questa puntata semplicemente completerò il nostro mob spawner. Nella prossima lo sistemerò. Nella prossima lo farò bello, diciamo. Questa sarà la prima volta che avrò un motivo di stare FK in questo mondo. Utilizziamo le casse che ho già creato per fare due tramogge. Uno, due e poi il terzo qua sopra. Poi cosa manca? Mancano tre pezzi di pietra, 1, 2, 3. Gli scheletri cadranno qua e io li picchierò malamente. Ebbene sì, mi serve la mia spatina e ora andiamo a togliere le nostre torce. Andiamo a togliere le torce dallo spawner e vediamo se funziona, se ho fatto tutto come si deve. Speriamo che non inizino a spawnare subito gli scheletri, perché sennò muoio male, praticamente. Tolgo, aiuto, 1, 2... Aiuto, aiuto, aiuto. Tolgo già quello in mezzo? No, tolgo prima questo. 3. Devo fare veloce perché sennò mi spawnano addosso. Poi li tolgo da qua sopra. 1, 2, 3. Stando molto attenti a non distruggere lo spawner stesso. Poi ne mancano pochissime, ragazzi. Ne mancano pochissime. Togliamo quella. Ok, adesso iniziano a spawnare. Via questa, ne manca solo una, stanno spawnando, calma. Via questo, e eccoli lì che mi iniziano a sparare. Via questo, e via questo. Ci sono altre torce? Eccola qua. Ora, togliamo questa porta, chiudiamo qua. Perfetto, eccoci qua ragazzi. Ora mettiamo la porta qua, ed eccola qui. E poi scendiamo. Scendiamo a vedere quali sono i risultati del nostro lavoro. Eccoci qui, guardate là, guardate che spettacolo, sono già qui. E facciamo così, tac, tac, due colpi e sono morti. Che spettacolo ragazzi, che spettacolo, guardate qua, già 8 frecce, mamma mia, tac, guarda, 9 frecce e 9 ossa, subito così. Senza aspettare. In ogni modo ragazzi, vi ringrazio tanto per la visione. Il video si conclude qua con questo bellissimo spawner di scheletri. Questa bellissima XP farm e mob farm. Vi ringrazio tanto per la visione. Vi invito a cliccare mi piace se il video vi è piaciuto. E iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Nella prossima puntata vi dico già cosa faremo. E sarà abbellire questa farm. Devo salutare un mio fan che è PSV. Lo ringrazio tanto perché ho visto tanto entusiasmo nella sua voglia di fare i video e perché è diventato un mio iscritto. Lo saluto e vi invito a tutti a iscrivervi per essere salutati in uno dei prossimi video. Vi auguro una buona continuazione e ciao ciao belli. Ciao ciao.